Ehi, pirati scalmanati, come ve la state passando con la nona stagione? Noi abbastanza bene e siamo contenti di essere tornati in avventura. Ma a parte questo, oggi vi mostrerò un metodo poco veloce, ma assai efficace, per avere palle magiche infinite. Ricapitolando, le palle magiche in passato potevano essere trovate in gran quantità, ma con l'avvento della stagione 8 sono state drasticamente limitate. Ma potrete ugualmente trovarle con molta fortuna nei barrier in-game. Per poterne recuperare a quantità illimitate dovrete trovare una Skelly, meglio se galeone. Noi ne approfitteremo di un raid navale. Le nave Skelly saranno in grado di spararvi di tanto in tanto palle magiche. Il vessillo di una nave Skelly vi indicherà che tipo di palle magiche hanno a bordo. Ed oltre a quelle normali da cannone, useranno per tutto il tempo solo quelle. Come vedete, questo è il vessillo del Grog, e pertanto vi spareranno solo palle magiche verdi del Grog. Prima vi ho detto di cercare un galeone, semplicemente perché, avendo 4 cannoni, si aumenterà la possibilità di recuperare palle magiche. In questo viaggio sono stato accompagnato dal Mentor Master Ultimo Duredain, che mi ha aiutato a tenere la nostra nave a galla, mentre io mi sono occupato di rubar palle. Il trucco è quello di posizionarsi sull'estremità della passerella. In questo modo riceverete pochi danni e non sarete sbalzati dai colpi di archibugio. Sulla sloop invece dovrete posizionarvi sul pennone, stessa modalità. Inoltre vi daranno disturbo solo il capitano degli scheletri e un solo eccapiedi. Gli altri 3 resteranno ai cannoni e non dovrete far altro che rubare le palle magiche nel momento più opportuno. Quindi occhi aperti e ricordatevi di portare con voi frutta. Potrete anche recuperarla dalla cassa di frutta della nave Skelly. Vi sono altri punti morti della nave in cui riceverete poco fastidio, come dietro l'albero maestro. In questo punto il cecchino della nave scheletro non riuscirà a colpirvi. E con la nuova stagione, buttar giù i nemici sarà veramente semplice. Fatto un bel gruzzoletto di palle magiche, decidete voi se conservarle ed utilizzarle nella modalità PvP, vista nella stagione 8, oppure di spedirle al mittente. Sta di fatto che alcune palle magiche, come quella dell'ancora, vi cambieranno le sorti della battaglia. Immaginate di averne 10 a bordo. Potrebbe quasi essere un sinonimo di invincibilità. Vi saluto e ci diamo appuntamento sulle nostre community di Discord e Facebook. Troverete link in descrizione. A proposito, dalla settimana prossima sui nostri social ricomincerà l'attività di Gioca con lo staff e avremo l'opportunità di poter giocare insieme. Seguite il nostro calendario ogni lunedì. Presto!